forse è meglio così, meglio non andare a lavoro. Artista schivo, al limite della timidezza, Enzo Gragnaniello è uno dei fondatori della Napoli che ci piace. Così come Lucio Pierri, uomo di teatro e per l'occasione presentatore, lo ha introdotto sul palco del Summarte. Impossibile descrivere in maniera migliore il personaggio, che ha chiuso più che adeguatamente l'ottima stagione 2016-2017, particolarmente riuscita tanto grazie ai patron del teatro, Salvatore Panico e Antonella Della Monica, quanto ai direttori artistici, tra i quali lo stesso Lucio Pierri, responsabile delle oculate scelte all'interno dell'offerta artistica contemporanea. Enzo Gragnaniello è stato uno dei creatori del Naples Power, quella musica così sfuggente ad ogni tentativo di catalogazione, un sound visceralmente mediterraneo ma nel contempo innervato di rock, di jazz, di blues, curiosa e vorace del mondo che lo circonda. La raffinata musica di Gragnaniello si fonde con parole semplici che esprimono verità profonde. Suoi grandi successi come Alberi, Con me, Donna, brani di culto interpretati da grandi artisti come Mia Martini e Roberto Muro. Con Gragnaniello ha suonato Piero Gallo, un artista che ha fatto della ricerca della perfezione il motivo principale della propria vita. Inizialmente chitarrista, Piero Gallo ha indagato sui propri limiti in relazione allo strumento, facendo poi realizzare dai fratelli Amato, liutai napoletani, uno strumento simile al mandolino ma diverso da tutti gli altri, la mandolina, così battezzata da Eric Clapton, grande amico di Piero. Con la mandolina, Piero Gallo vive un rapporto simbiotico come un samurai con la propria spada e da essa tira fuori melodie tradizionali ed accordi dall'intenso sapore mediterraneo, improvvisazioni jazz, malinconici fraseggi blues e furibonde galoppate rock. Al basso, Aniello Misto, che insieme al batterista ha creato con competenza e bravura il reticolo ritmico dei brani eseguiti, ma anche improvvisando frequentemente piacevolissimi dialoghi tanto con la chitarra di Enzo che con la mandolina di Piero. A completare il quartetto Marco Caligiuri, batterista, la cui battuta forte e asciutta, senza fronzoli, ha conferito un piacevole retrogusto rock alle esecuzioni del gruppo. Con questo concerto il Summarte si congeda dal proprio pubblico, dando appuntamento in autunno con la nuova stagione musical-teatrale.